Conti, siamo da Pariani, un'azienda piemontese nata nel 2010, produttore di frutta secca. In particolare frutta secca italiana, offerta nelle sue diverse forme. Frutto secco intero, olio, farina, granella, pasta in purezza e creme spalmabili. L'azienda nasce con la nocciola e con l'olio di nocciola, un olio pressato a freddo, molto innovativo. Con il passare degli anni la gamma di frutta trattata si è allargata con l'introduzione di pistacchi, mandorle, pinoli e noci. La sede dell'azienda è a Givoletto, alle porte di Torino, ma a noi piace pensare all'azienda in una visione più allargata, come un'azienda estesa, quindi sull'intero territorio italiano. Nonostante gli uffici, il laboratorio, il magazzino, la sala degustazione, il negozio siano a Givoletto, ci piace pensare ai nostri contadini selezionati, facenti parte della filiera Pariani, come parte dell'azienda stabilita proprio sul territorio italiano, nelle parti più ricche. Abbiamo speso molto tempo e molti grandi sforzi nella creazione della nostra filiera Pariani e proprio grazie ai coltivatori che abbiamo ricercato e selezionato che possiamo garantire ai nostri clienti un'alta qualità nei prodotti. Infatti il motto dell'azienda è ricerca ed eccellenza. Per noi è sempre stato di fondamentale importanza ricercare e selezionare le migliori materie prime da poter offrire ai nostri clienti, ristoratori, gelatieri, pasticceri, cioccolatieri e panettieri, per poter soddisfare i palati più esigenti ma anche la creatività dei vari chef. Possiamo dire che da noi l'artigianalità è sempre stata di casa. Sin dal nostro primo prodotto, l'olio di nocciola, abbiamo coniugato la ripresa di una tradizione meramente piemontese del postguerra. Nel secondo postguerra, infatti, i contadini spremevano freddo in dei piccoli torchi idraulici le nocciole per estrarne l'olio. Siamo partiti da questa tradizione artigiana, abbiamo messo dentro innovazione, creando dei macchinari appositi in grado di mettere innovazione al processo, rendendoci oggi in grado di estrarre a freddo frutta secca, olio di frutta secca, non solo più nocciola, ma tutta la frutta secca italiana, cercando nel processo produttivo di andare a enfatizzare al massimo la materia prima che andiamo a interpretare. Quindi una pressione a freddo che rispetta totalmente il grado di tostatura impresso alla frutta secca, riesce ad avere una resa molto alta e dare un prodotto qualitativamente al top. La tipologia di estrazione permette poi di avere ovviamente da una parte la parte grassa, che è l'olio di frutta secca, e dall'altra un pannello parzialmente degrassato che andiamo poi a raffinare in farina. Anche in questa farina, grazie alla tipologia di innovazione messa nel processo produttivo, riusciamo ad avere un livello qualitativo altissimo, mantenendo profumazioni e caratteristiche organolettiche. L'azienda Pariani è attiva su più di 30 mercati esteri. L'export ha un peso di fatturato ad oggi maggiore che il fatturato sviluppato in Italia, quindi siamo fortemente sbilanciati ai mercati esteri. Come li approcciamo? Dovete immaginare che siamo operativi in diversi segmenti di vendita, dal retail all'oreca, alla gelateria, pasticceria, panificazione e cioccolateria, quindi sono tre diversi segmenti. In ogni mercato estero abbiamo da sempre cercato i migliori player, sostanzialmente importatori e distributori, abili a canalizzare e a vendere il nostro prodotto nei diversi segmenti, quindi degli specialisti altamente selezionati. Importatori e distributori quindi sono sicuramente il modo in cui canalizziamo il prodotto all'estero, tenendoci però ovviamente il diritto di seguire key account, quindi clienti molto importanti, direzionalmente con la forza vendita all'interno dell'azienda. In azienda siamo più di 30 persone con diversi profili, ovviamente. I profili più interessanti e più importanti sono sicuramente quelli della qualità, della ricerca e sviluppo, quello del commerciale e quant'altro. Sicuramente l'importanza strategica è quella che abbiamo con delle collaborazioni esterne sotto il punto della ricerca e sviluppo, avendo forti interconnessioni con il sistema universitario italiano e estero.